Grande Fratello VIP, prima puntata. Il mistero della Gregoraci. Grande Fratello VIP, prima puntata. È già scontro tra due ex. Intanto il cast piace e diverte sui social. La quinta edizione del Grande Fratello VIP è partita con una clip che ha ricordato la primissima puntata del Grande Fratello, proprio 20 anni fa. Poi un Alfonso Signorini, già commosso, ha preso nuovamente il timone del reality e presenta subito i suoi opinionisti. Pupo in studio con le sue solite battute e Antonella Lia, promossa opinionista, si è fatta trovare proprio fuori dalla casa per poi tornare in studio. La prima a fare l'ingresso al Grande Fratello VIP 5 è stata una frizzante Matilde Brandi. La ballerina è stata costretta da Alfonso Signorini a entrare in un oblò, una sorta di lavatrice gigante, per cercare una t-shirt. Nel mentre però è partito il lavaggio e Matilde si è riempita di schiuma. La maglietta trovata dalla Brandi ha una scritta molto particolare e una vita che ti aspetto. E pare proprio che ad aspettarla da una vita sia il prossimo concorrente, Fausto Leali. Matilde si presenta quasi inaspettatamente leggera ed entusiasta. Già uno dei concorrenti più apprezzati all'interno del reality di Canale 5. Intanto dalla social room un concorrente sorcio e misterioso si diverte a scrivere dei tweet sui futuri coinquilini. Ma sulla passerella è il momento di Enoch, il fratello di Mario Balotelli. Un bellissimo ragazzo a cui inevitabilmente sono stati fatti tanti complimenti e che ha dato una lezione ancora prima di entrare in casa. Enoch ha speso delle parole sul razzismo e su Willy. A raggiungere il bel ragazzo c'è una bella ragazza, la modella brasiliana Diane Mello. Viene poi presentata la contessa Patrizia De Blanc e Tommaso Zorzi, direttamente dalla social room, ma ancora niente ingresso. In casa entra invece Andrea Zelletta. Per lui sarà importante non fare ingelosire la sua fidanzata Natalia, dopo lo scherzo delle Iene, perché questa volta potrebbe finire veramente male. Nella casa del Grande Fratello VIP è il momento di due ingressi particolari. Entra prima Adua Del Vesco, poi il suo ex Massimiliano Morra. I due hanno subito un confronto per la gioia dei fan del gossip. Lei si dimostra fredda, lui con più voglia di chiarire, ma pare proprio che l'abbia combinata grossa, a giudicare dall'atteggiamento dell'attrice. Vedremo, ma entrambi sono felici al fianco di nuovi compagni. A proposito di gossip, Antonella Lia svela che la sua storia con Pietro Delle Piane continua a gonfie vele nonostante quanto accaduto a Temptation Island. In una parte nascosta della casa e arredata a spiaggia tropicale c'è la sirenetta Flavia Vento che canta per farsi raggiungere dai concorrenti. A tratti ricorda Antonella Lia e fa subito il botto sui social. La Vento viene salvata da Enoch e portata in casa. Subito si dimostra svampita e ironica. Grande Fratello VIP, prima puntata. La De Blanc litiga subito con Tommaso, Massimiliano in nomination. Dopo essere stata rinchiusa in una zona della casa un po' sprovvista di materiali, Patrizia De Blanc può fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e subito si scaglia contro l'autoironico influencer Tommaso Zorzi per un'intervista fatta in cui l'avrebbe definita decaduta. La contessa si rifiuta anche di salutare il ragazzo. Ironia o fa sul serio? Avremo modo di capire. In casa sembrano tutti a loro agio. Matilde Brandi già lava i piatti in diretta. Flavia Vento gira scalza. C'è chi mangia patatine e chi girovaga. Alfonso Signorini ha definito i concorrenti come una banda di matti e in effetti pare proprio che il divertimento e il trash saranno all'ordine del giorno, per fortuna. Intanto arriva l'ultimo concorrente di questa prima puntata. Nella prossima ci saranno nuovi e interessanti ingressi, tra cui quello di Elisabetta Gregoraci. Il bel Pierpaolo Pretelli sbarca nella casa e subito viene accolto con un simpatico siparietto di Patrizia De Blanc e da Ian Mello. Ogni grande fratello che si rispetti prevede le nomination e non fa di certo eccezione la prima puntata. A votare saranno solo le concorrenti donne e potranno fare il nome di un solo concorrente maschio. Chi riceverà più voti non andrà direttamente in nomination, ma avrà una sorpresa che qualcuno tra i concorrenti già conosce.
Diane Mello nomina Massimiliano Morra, Patrizia De Blanc nomina Tommaso Zorzi. E no, non lo ha perdonato. Adue Del Vesco fa il nome del suo ex Massimiliano Morra e anche qui potrebbe esserci del risentimento. Secondo la Elia potrebbe esserci qualcosa che i due tengono nascosto. Flavia Vento nomina Andrea Zelletta e Matilde Brandi nomina Massimiliano Morra. A ricevere la sorpresa sarà proprio l'attore. Qualcuno durante le nomination ha anche spiegato che la nomination è dovuta pure al rapporto con Adua. In molti quindi sembrano pensare che ci sia qualcosa di strano dietro alla fine della loro relazione, ma da come si sono presentati non hanno intenzione di spiegare esattamente quello che è successo. Nella casa del Grande Fratello VIP è però tutto possibile. Massimiliano Morra trascorrerà l'intera notte nella famosa lavatrice di Matilde Brandi. La Del Vesco avrà goduto un po'. Il concorrente può comunque decidere di portare con sé una persona. Ovviamente non ha scelto Adua, ma Enoch. Prima di lasciare i concorrenti alla prima notte, nella casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini apre ufficialmente un primo televoto, su cui verrà fatta una classifica. Questa classifica avrà poi delle conseguenze nelle nomination della prossima puntata, che questa volta non decideranno chi deve passare la notte in lavatrice. Per quale motivo Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa del Grande Fratello VIP? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.